Cioè, lo avete visto o no? Perché non vi ho fatto vedere come siamo andati a fare il servizio fotografico. Comunque ora siamo sul mare con la birra, io ho la mia amata Despera. Guardate quella stella. Comunque, come avete visto, Gianni ha cantato, c'era una serata karaoke quasi per strada, cioè le cose belle dei nostri paesi in pratica. Ho ballato anch'io, non so se Gianni mi ha ripreso, poi magari vedrò. Ci siamo mangiati una pizzetta con mia madre, poi c'è appunto tipo il palco qui. Ora siamo sul mare di fronte, cioè guardate, un locale. È un pub che fa tutti i cocktail, ha tutti i tavolini, i divani all'aperto così. Penso che comunque finita la birra ci ritiriamo. È rilassantissimo, rilassantissimo.
sabato 29 giugno, nostro diario di viaggio. Scherzo, allora, siamo andati al mercato stamattina, un'ora fa, ora sono 1:15, siamo arrivate alle 12 al mercato, quindi ho trovato finalmente la borsa per il matrimonio, appunto, poi ve la faccio vedere perché non ce l'ho con me. Dopodiché, sì, vabbè, Gianni si è preso due magliettine, poi ho comprato dei pantaloni a mia nonna. Ora Gianni è andato da mia madre, si è incamminato già. Io sono passata dai cinesi a comprare un telo mare che voleva mia madre. Ora li sto raggiungendo, che andiamo a fare un aperitivo, visto che comunque fa caldo. Non ho voglia di mangiare chissà che, quindi facciamo un aperitivo. E forse, cioè vorremmo più che altro, andare a mare. Solo che ci hanno detto che c'è un po' di, come si chiama, cioè c'è un po' di messale, il mare è molto sporco e agitato, quindi non sappiamo se effettivamente riusciremo o no ad andare a mare. Mi sono stancata perché voglio abbronzare, soprattutto per andare a matrimonio e mancano 4 giorni, quindi non lo so, vedremo. Comunque sono arrivata, ora penso che loro si vanno a trovare giù. Non lo so, la videocamera sembra che non si accende, mi ha abbandonata, però come ho detto ieri sta in garanzia, quindi la vado poi a riportare appena arrivo a casa in Germania, la mia amata Germania bella fredda, fresca. Ragazzuoli belli, allora, siamo andati a farci un aperitivo, avrete visto sicuramente su Instagram le stories. Ci siamo riposati un'oretta a casa, dopodiché mi dovevo lavare i capelli, solo che non avevo assolutamente voglia di asciugarmeli e soprattutto stirarmeli, visto che è sabato, quindi sabato me li dovrei stirare per darmi una parvenza più o meno decente. Quindi sono andata a parrucchiere in pratica, giusto a farmi una piega, niente di che. Dopodiché sono tornata a casa di mia madre, ho preso un altro caffè. Sono andata a casa di mia nonna perché lei voleva dei pantaloni dal mercato stamattina, mi sembra che ve l'avevo già detto, non mi ricordo. E li ho portati. Ora sto tornando a casa di mia madre. Sembra Rocketti in questo momento. Sto tornando a casa di mia madre che stasera deve andare a un compleanno e le faccio i capelli, giusto qualche boccolino, e forse la trucco, non lo so, vediamo come siamo messi con l'orario. Dopodiché mi dovrei io docciare e truccare per poi uscire. Molto probabilmente stasera faremo una cena barra uscita tipica barese. E vedrete tutta la situation. Niente, sono già morta. Già una settimana e un giorno che siamo qui, quindi a partire mancano 10 giorni più o meno, 11. Ah, esattamente 11, esatto, anche perché oggi è 29 e l'11 partiamo. Quindi sì. Dopo il matrimonio, non so se ve l'ho detto, andiamo a Lecce, però solo una notte, 2 giorni. Avevo già prenotato a Torre dell'Orso, non ci sono mai andate, vi porto con me. E nada. Vado, corro, volo, a dopo. Waving your banner.
Allora ragazzi, siamo qui in una trattoria con Stefania. Salve. Ciao. Però evita di darmi le mazzate con gli occhiali così. Scusami. No, tranquilla. Abbiamo appena mangiato gli antipasti. Siamo aspetta. Il secondo. Stefania, wake up. Allora. Vabbè, se non lo so. Valeria, sta là. E Dominga, quella che saluta, poi là. Io sono la bottiglia della leggera. Poi ci sono io. Cioè c'è Giuseppe, lo sbottino. Uè ragazzi, Gianni. Tutto a posto? Stiamo aspettando sì, secondo. Che dici Stefi? Dici qualcosa? Non ho niente da dire. Loro poi vedranno ovviamente il vlog che farò al tuo matrimonio, quindi... Poi date un giudizio al vestito. Fateci sapere nell'info box. No, nei commenti. Box, certo, nei commenti box. Qui sotto. Qui sotto. Qui sotto. Dove? Dove Giuseppe? Qui sotto. Sono a fare swipe e nessuno la finestrella. Ce l'ho meglio. Oggi è 1 luglio. Le sconcerie sono le 7 forse, quasi le 7. Siamo andati a mare, adesso siamo alla lavanderia. Abbiamo già messo l'asciugato, dice tra 10 minuti finisce, dopodiché andiamo a casa, facciamo una bella doccia e usciamo. Stasera andiamo a tornare a mare, vi porto con me. Poi sono andata al ristorante, ho mangiato finalmente un bel polpo crudo, ieri siamo andati anche al ristorante, la sera siamo andati in pizzeria, cioè ci siamo andati a pazza gioia. Con tutto ciò sono dimagrita perché comunque sto camminando tantissimo e Gianni mi è ingrassato. Tra 2 giorni c'è il matrimonio e dovevo portare il costume di Gianni in lavanderia, più che altro per stirarlo, invece la camicia è da lavare, ma oggi è lunedì, mercoledì è matrimonio, quindi non penso che se oggi la porto domani me la danno, anzi sapete che faccio? Io la provo a chiamare, vediamo un po' che mi dicono. È mia. Un altro piccione. No, non penso. L'ha dentro la piccione, no. Sara, che muore proprio asfissiata.
prima di aprirla. Chiudiatela un po', ok? Guardate noi. Vai, datemi un po', ancora un bacio, ancora un bacio. Adesso, adesso. Applauso! Si conosce, non può, non può, non può.
Thank you.